principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il linguaggio è l'erba è verde, capiscono anche i bambini di 2 anni. Detto, l'Italia è una repubblica, intanto partiamo da lì. Cosa vuol dire la repubblica? Guardate che ora è normale, ma all'epoca non era normale. La repubblica è una cosa modernissima, una scelta coraggiosa, non andavano di moda all'epoca, non andavano di moda, non ce n'erano tante repubbliche, quindi la scelta di tutto il popolo italiano che ha saputo scegliere per la repubblica. E che vuol dire? Res pubblica, come dalla cosa pubblica, che è di tutti. Prima l'Italia non era una repubblica perché non era di tutti, era di pochi. Con la monarchia o la dittatura era o del re o del dittatore e il popolo non era niente. Non c'era vita sociale, non possedevamo niente. Quindi adesso è di tutti noi. Quando c'è la monarchia o la dittatura, il popolo o sono sudditi oppure sono servi, ma non uomini liberi. È una grande differenza, eh? C'è una grandissima. Ci hanno fatto passare, diciamo, da un popolo informe a un popolo di soci. Siamo tutti soci. Lei a quanto sta? Al 20, al 10, al 20. Siamo tutti soci. Che vuol dire che è democratica? Che vuol dire che l'abbiamo scelta noi, democraticamente. Noi l'abbiamo scelta. Ha più potere di quello che pensa sul mondo. Ognuno di noi porta il suo contributo invisibile ma concreto verso il bene o il male, verso il giusto o l'ingiusto, piccolissimo ma c'è. La cosa più terribile è chiamarsi fuori, non votare. E voi mi direte, bene, io faccio quello che mi pare, giusto? La Costituzione è stata scritta proprio per la libertà, ma c'è un articolo sul voto, è come se loro dissero tu, ti diamo tutte le possibilità. Ma non ti tirare fuori, anche se sbagli e voti una cosa sbagliata, mi dai a me la possibilità di combatterti, di dire guarda non sono d'accordo e organizziamo la nostra vita, ma se ti tiri fuori è terribile, è come Ponzio Pilato, va in mano alla folla e la folla sceglie sempre Barabba, sempre, si dà proprio il potere agli altri, sempre Barabba. I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Una cosa impressionante di bellezza. Allora, prima dice che c'è ancora la solidarietà, ma qui si parla dell'uguaglianza. Tutti ci... Lo straniero. Per me lo straniero è colui che emigra in uno stato
per cercare una nuova vita. Per me esistono due tipi di immigrato, quello clandestino e quello regolare. Quello clandestino è quello che immigra in uno stato senza nessun documento e quindi non si può sapere che persona è. Invece quello regolare è tutto in regola, documenti a posto, e quindi si può sapere che persona entra in quello stato. Ciao Luca, per te chi è lo straniero? Per me lo straniero è una persona che è cittadina di un altro stato con caratteristiche diverse dagli altri dal punto di vista del colore, della pelle, della presenza di niente. Lo straniero viene definito tale perché si rifugia in altri paesi, non so, per la situazione sociale del loro paese, ed è costretto magari a scappare per cercare una vita migliore anche rischiando la sua vita. Ciao Claudia, chi è per te lo straniero? Secondo me nessuno è straniero, tutti sono cittadini uguali. La gente giudica indipendentemente dal colore della pelle o dalla lingua che uno parla. Il fatto che una persona parli un'altra lingua non vuol dire che sia straniero. Può vivere in un altro paese, ma questa persona come te respira, mangia, beve e dorme. Va al lavoro la mattina, torna a casa per la cena e mette a letto i suoi figli. Non ha niente in più o meno di te. Ciao Matteo, secondo te cosa vuol dire straniero? Secondo me uno straniero è quello che viene in questo caso in Italia partendo da un paese straniero. Per varie motivazioni, tra cui lavoro, guerra o povertà. Pur essendo degli stranieri hanno dei diritti e dei doveri da rispettare. Però ci sono dei poteri politici che non accettano queste condizioni e secondo il mio parere se si trovassero nella stessa loro condizione cambierebbero subito idea. Ciao Alessandro, secondo te cosa significa essere straniero? Secondo me lo straniero è una persona con caratteristiche diverse come fisico, religione o etnia, che cerca di ambientarsi in Italia, scoprire come funziona qui e scoprire come funziona come in qualsiasi altro paese. Cerca di scoprire culture, religione, piatti tipici o qualsiasi altra cosa del nuovo paese in cui è andato. Per te essere cittadino del mondo? Il cittadino del mondo è una persona qualunque che vuole espandere la sua conoscenza, imparando le culture straniere di loro modi e tradizioni. Cosa significa essere cittadini del mondo? Essere cittadini del mondo significa avere la mentalità aperta per altre culture e tradizioni. Cosa vuol dire essere cittadino del mondo?
Significa non essere cittadini di un unico stato, ma di essere cittadini di tutti gli stati ed essere trattati allo stesso modo da tutti. Cosa significa essere cittadini nel mondo? Allora, secondo me essere cittadini del mondo significa essere tutti uguali, allo stesso livello, perché nessuno deve avere privilegi o altre cose. Noi siamo tutti uguali, non bisogna avere né casini politici né niente. Giuseppe, cosa secondo te essere cittadini del mondo? Secondo me essere cittadini del mondo significa essere tutti uguali, senza distinzioni di sesso e di razza. Cosa significa essere cittadino del mondo? Per me essere cittadino del mondo significa essere cittadini non di un unico stato, ma sentirsi uguali e rispettati in qualunque paese del mondo in cui si va, e quindi avere tutti in ugual misura gli stessi diritti, gli stessi doveri, senza nessuna trasgressione. Cosa significa essere cittadini nel mondo? Essere cittadino del mondo, una sola parola, vita. Il diritto alla vita nessuno può togliere.